fermiamo lo sciopero perché noi abbiamo illustrato le nostre richieste e il governo ha illustrato le decisioni che ha assunto. Banalmente il governo ha riconfermato che quello che ha presentato in Parlamento è la manovra, che i margini sono quelli, che gli spazi possibili di modifica sono limitati se si condivide quell'impianto, se si sta dentro a quella logica. Con un'inflazione al 17%, con una riduzione del potere d'acquisto che non ha precedenti, dovrei essere contento che hanno liberalizzato tutte le forme di lavoro precario? E abbiamo chiesto di ritirare anche il decreto sicurezza, perché limitare la libertà e il diritto delle persone di muoversi e di battersi è assolutamente una cosa che va contro la Costituzione. Di cosa dovrei essere contento? Che la gente continua ad avere liste d'attesa per cui ti vuole un anno e mezzo per curarti? Cosa dovrei continuare a essere contento perché la gente deve continuare a pagare per curarsi e ci sono quelli che non ce la fanno? Perché dovrei essere contento? Sulla base di che cosa? Sulla sanità abbiamo spiegato al governo, al Presidente del Consiglio, che al di là della disquisizione numerica abbiamo riconosciuto che questo governo ha messo più soldi di altri, ma il rapporto al PIL è sempre quello. E la domanda che noi abbiamo fatto al governo è: pensate che la sanità pubblica stia dando risposte soddisfacenti a chi oggi ha bisogno? Non lo chiedete a noi, chiedetelo magari anche a quelli che vi votano e che vanno dentro gli ospedali. Ecco perché abbiamo anche regalato una calcolatrice, perché quella magari è in grado di fare un'operazione più complessa rispetto al cellulare della Presidente del Consiglio. E non ci sono novità, nemmeno sulle pensioni, sul fisco. Abbiamo anche fatto delle proposte su dove si potevano prendere dei soldi, però non mi pare che ad oggi il governo abbia dato, come dire, disponibilità a discutere in un'altra occasione. Abbiamo chiesto di ripristinare i soldi per l'automotive, abbiamo chiesto di rimettere i soldi che stanno togliendo per il mezzogiorno e alla domanda dove prendiamo queste risorse gli abbiamo detto in modo molto esplicito: attraverso una vera riforma fiscale, che vuol dire andare a tassare la rendita, il patrimonio, le ricchezze che si sono prodotte. Su questo non c'è alcuna disponibilità e alcuna apertura, questi hanno confermato. Quando uno ti dice sì, sono disponibile al confronto, purché qualsiasi modifica alla legge stia nell'ambito della legge che abbiamo deciso e dentro i margini economici che abbiamo definito, di che cosa stiamo discutendo? Cioè, cosa ci avete chiamato a fare? Per cambiare che cosa? Allora, io penso che dentro a quel quadro la situazione non c'è, e insisto, siccome questi hanno deciso nel rapporto con l'Europa di tagliare la spesa e di non agire sulle entrate, questo è il quadro. Anzi, l'unica entrata che vengono confermate, l'unica spesa che viene aumentata è quella per armi e quella per la difesa, addirittura dicendo che si batteranno in Europa per chiedere lo scomputo di questa spesa dal patto di stabilità. E perché allora non lo chiediamo per la sanità? E allora perché non lo chiediamo anche per la scuola? Perché non lo chiediamo per gli investimenti, per le politiche industriali, visto che il nostro sistema industriale rischia di andare a rotoli? Sono 20 mesi che la produzione industriale cala. Ci hanno raccontato che l'occupazione è cresciuta. Quale occupazione? Quella nel turismo? Con quali salari? Con quali condizioni? Sono calate le ore lavorate, sta riprendendo la cassa integrazione. Aumenta la gente che pur lavorando è povera, di che cosa stiamo parlando? E allora a questi temi molto concreti e molto precisi non abbiamo avuto risposta. Per questo diventa importante che arrivi un messaggio molto chiaro. Lo dico a partire anche dallo sciopero che c'è stato venerdì del trasporto pubblico locale. Non c'è risposta. Ci hanno detto sì, il problema esiste, dobbiamo vedere che cosa fare, ma ad oggi risorse aggiuntive non ci hanno detto che le metteranno. Non ci hanno spiegato che ci saranno assunzioni e che verranno fatte cose in modo molto preciso. Lo dico in modo molto chiaro e abbiamo ribadito che se c'è un aumento dei salari in questo anno è grazie al rinnovo dei contratti che il sindacato ha fatto con i datori di lavoro privati. Mentre eravamo su in trattativa, in questo incontro è arrivata la notizia della trattativa dei tessili, dove hanno raggiunto un accordo e lì l'aumento è tra il 12 e il 13%, non è il 6%. Quindi se noi dovessimo accettare una logica per cui i salari pubblici calano, aumentano del 6%, le imprese private e i lavoratori privati che hanno il rinnovo dei contratti, cosa dovremmo dire? Che dobbiamo accontentarci di quello che passa al convento? Quando c'è una situazione, insisto, dove l'aumento dei salari diventa anche un elemento di crescita dei consumi e di ripresa dell'occupazione nel nostro paese.